che chi decide di vendere ovviamente rinunci anche a parte del potere decisionale se c'è qualcuno che ha più azioni. Grazie. Consigliere Corrado. Grazie Presidente. In occasione della discussione generale sulla delibera, noi abbiamo dichiarato che eravamo profondamente contrari perché non rivedevamo un interesse pubblico a questa cessione. Abbiamo detto che avremmo valutato il merito se avessimo visto una necessità sottesa. Se per esempio l'assessore Tasca fosse venuto da noi a dire mancano X decine o centinaia di milioni, o aumentiamo le tasse ai milanesi o determiniamo questa cessione, per fare un esempio banale, o comunque qualunque altra motivazione sottesa. C'è stato risposto che era interesse di questo Consiglio Comunale quello di mantenere buoni rapporti con l'altro socio, ovvero con il Comune di Brescia. Allora io sul punto non posso che ricordare che il Comune di Brescia non si identifica con l'amministrazione attuale, perché qui noi non stiamo mantenendo buoni rapporti con il Comune di Brescia inteso come istituzione, bensì contro la forza politica, ovvero che è dello stesso colore della forza politica che appoggia la giunta di questo comune. Non rivediamo quindi un interesse pubblico. Ma esaminando il documento in maniera approfondita, un'altra delle cose che io in tempi non sospetti ho detto era che sembrava assolutamente assurdo ipotizzare che a fronte della volontà di Brescia di cedere le quote e della volontà di Milano di non cederle, tutti i diritti relativi all'amministrazione venissero mantenuti in maniera equivalente, perché è una cosa che cozza non contro la politica, contro chissà quali argomentazioni, ma contro dei principi basilari. È evidente che chi ha un maggior numero di quote, perché comunque ha tenuto un comportamento dal nostro punto di vista maggiormente corretto, maggiormente probo, maggiormente apprezzabile, deve avere dei diritti in più. È un dato di fatto. Quando noi abbiamo costituito la 2A, e non cesserò mai di ricordarlo, si era data per scontata la necessità che il Comune di Milano e il Comune di Brescia avessero le stesse quote. A fronte di questo Milano ha rinunziato a una risorsa, che è AMSA, che è stata poi conferita in quell'accordo, che era vero bene dei milanesi, che era la nostra società di gestione dei rifiuti, con la quale venivano soddisfatte le esigenze sul punto dei cittadini di questa città. Oggi ipotizzare di stravolgere quelli che sono stati i presupposti di questo accordo, senza neanche dire va bene, che ribadisco, noi siamo contrari, ma io avrei ancora capito una maggioranza che ci diceva vabbè, vi vogliamo venire incontro perché dobbiamo mantenere relazioni politiche, siamo dello stesso colore politico, facciamo parte dello stesso partito, voi avete un'esigenza di bilancio, però siccome dobbiamo tutelare i nostri elettori, i cittadini della nostra città, modifichiamo quelli che sono i diritti relativi all'amministrazione. Questo già sarebbe stato un discorso dal nostro punto di vista egualmente non accettabile, perché noi riteniamo che i beni pubblici non vadano venduti, fatta salve ovviamente catastrofi di dimensioni tali per cui il non venderli determinerebbe un danno molto maggiore alla città e ai suoi abitanti. Però sostenere, quindi non sostenere un minimo di interesse dei milanesi anche nella volontà di andare incontro a Brescia è assolutamente inconcepibile, cioè non vi è motivazione. Quindi il Movimento sicuramente voterà a favore di questo emendamento e invitiamo la maggioranza a fare una riflessione oggettiva su chi li ha votati, su quali sono gli interessi che voi oggi qui come istituzione territoriale siete tenuti a rispettare e quindi sulle conseguenze di un'eventuale approvazione di questa delibera che non tuteli in alcun modo, neanche incidentalmente, quindi neanche in riferimento alla